Nel corso del congresso EULAR sono stati presentati i risultati di un'analisi post-hoc sull'impiego di Avacopan in pazienti affetti da vasculiti anche associate, dalla quale emerge un vantaggio derivante dall'impiego di questo farmaco nel raggiungimento e nella persistenza della remissione di malattia in pazienti trattati con rituximab. Abbiamo voluto approfondire i risultati e le implicazioni provenienti da questa analisi del Trial Advocate con il professor Carlo Salvarani, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buonasera, professore, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi del gradito invito. Allora, professore, prima di parlare dello studio, ci spiega molto brevemente cosa sono le vasculiti anche associate e come sono solitamente trattate? Però le vasculiti anche associate sono vasculiti dei piccoli vasi arteriosi. Si chiamano anche associate perché presentano questi ianca, che sono anticorpi verso anticitoplasma dei neutrofili. Si dividono solitamente, ci sono due tipi di ANCA, gli ANCA PR3, che sono verso una proteina leucocitaria, che è la proteinasi terza, 3, e ci sono invece gli ANCA MPO, che sono gli ANCA diretti, questi anticorpi contro il citoplasma dei anticitoplasma dei neutrofili, diretti verso quest'altra proteina, che è la mieloperossidasi. Le vasculiti anche associate ci sono tre condizioni nelle vasculiti anche associate, che è la poliangite con granulomatosi, che si chiama GPA, la poliangite microscopica e la poliangite con granulomatosi eosinofilica. Ora però si tende a classificare queste condizioni a secondo del tipo di ANCA, di positività degli ANCA, quindi si parla anche di vasculite anche associata a PR3 positiva, se sono presenti gli ANCA verso la PR3, oppure di vasculite anche associate a MPO positiva, se sono presenti gli anticorpi anti-MPO. Di queste tre vasculiti, la poliangite con granulomatosi eosinofilica è più eterogenea, perché una parte dei pazienti è anche positiva e una parte dei pazienti è anche negativa. Inoltre ha come substrato una diatesi allergica, i pazienti solitamente prima di sviluppare la vasculite sono asmatici, hanno una condizione di asma o un'altra condizione allergica come di poliposi nasale o da malattia rinosinusale per alcuni anni. Quindi questo è particolare proprio per questa diatesi allergica, proprio perché metà delle forme sono anche positive e anche negative. Per quello che riguarda la terapia, abbiamo una terapia di induzione della remissione, la quale terapia di induzione della remissione si utilizzano due farmaci, o la ciclofosfamide o il rituximab, in associazione però alla terapia steroidea, all'utilizzo di alti dosaggi di steroide. Ora, uno dei problemi principali nel terapizzare questi pazienti è l'aumentata mortalità che hanno pazienti con questa malattia, terapizzati, come dicevo, con ciclofosfamide e rituximab, sempre in associazione ad alti dosaggi di steroidi. Una mortalità che è 2-5 volte superiore a un gruppo di popolazione controllo matchato per sesso e età. Ora, l'aumento della mortalità nel primo anno di terapia è soprattutto dovuto all'infezione. Più o meno il 50% delle cause di mortalità nel primo anno di terapia è dovuta a complicanze infettive e le alte dosi di steroidi contribuiscono fortemente al rischio di fare infezione, alla mortalità per infezione. Inoltre, gli steroidi hanno anche altri importanti effetti collaterali che vanno dalle fratture vertebrali allo sviluppo di cataratta, a scompensare un diabete, allo scompensare una ipertensione. Per cui uno dei mantra delle terapie di queste malattie, di queste condizioni in questi ultimi anni è quella di ridurre l'esposizione alla terapia steroidea senza, d'altra parte, compromettere il controllo della vasculite. Quindi bisogna essere in grado di ridurre lo steroide, ma d'altra parte gli steroidi sono in grado di ridurre l'attività della malattia, bisogna fare in modo anche di non compromettere il controllo dell'attività della malattia. E quindi veniamo ad introdurre Avacopan. Qual è il meccanismo d'azione di questo farmaco e perché è stato studiato nelle vasculiti anche associate? Allora, Avacopan è un inibitore selettivo del recettore di una componente del complemento, C5a. Allora, l'Avacopan si dà per bocca, sono delle compresse per bocca, per uso orale,
E può essere considerato, sono uscite anche recentemente le nuove raccomandazioni per la terapia delle vasculiti anche associate, recentemente uscite raccomandazioni del gruppo europeo, può essere utilizzato in combinazione con rituximab e ciclofosfamide o ciclofosfamide per l'induzione della remissione, soprattutto nella poliangite con granulomatosi, nella poliangite microscopica, come una parte di una strategia, come parte di una strategia terapeutica per ridurre l'esposizione allo steroide, quindi per ridurre l'esposizione allo steroide, quindi per ridurre quelle componenti, la tossicità, soprattutto le infezioni, che come dicevo sono parte importante, sono responsabili del 50% delle mortalità che si hanno nel primo anno di terapia di queste vasculiti. Ecco, allora passiamo a descrivere lo studio che è stato presentato al congresso. Cosa si proponeva e che risultati ha dato? Allora, questo studio è parte, come lei ha giusto detto, dell'AVOCATE. L'AVOCATE è uno studio multicentrico, randomizzato, controllato, che ha valutato l'efficacia e la sicurezza di Avacopan in comparazione a uno schema terapeutico con steroide, soprattutto in due vasculiti anche associate, che sono la poliangite con granulomatosi e la poliangite microscopica. C'è un gruppo di pazienti intanto o con nuova diagnosi o pazienti con malattia recidivante, veniva indotta la remissione con ciclofosfamide o rituximab. Un gruppo di questi pazienti faceva terapia con una dose standard di steroide, cioè partivano con 60 mg di prednisone, lo riducevano in 20 settimane a zero, oppure al posto del prednisone facevano l'Avacopan. Quindi si valutava l'induzione della remissione in questi pazienti con ciclofosfamide o rituximab, in un braccio faceva steroide e l'altro braccio Avacopan. Ora, la post-hoc analisi, la subanalisi che è stato fatta in questo studio, ci è andato a valutare l'efficacia di Avacopan verso il regime steroideo nei pazienti in cui era indotta la remissione con rituximab. Quindi c'era un gruppo che faceva Avacopan e rituximab e l'altro riduzione del cortisone, come vi ho detto, 60 mg ridotto, si iniziava poi sospeso a 20 settimane e giustamente rituximab. Quindi si è andata a vedere alcuni parametri di efficacia e di sicurezza comparando questi due bracci, questi due gruppi di pazienti. Ed è stato visto che la remissione alla 26ª settimana era simile nei pazienti che facevano Avacopan più rituximab e prednisone più rituximab, cioè era 78% verso 76%. Però quando si andava a vedere la remissione sostenuta alla 52ª settimana era a favore dell'Avacopan, cioè più pazienti in terapia con Avacopan più rituximab raggiungeva una remissione sostenuta alla 52ª settimana, 71% verso quelli che facevano prednisone più rituximab, 56%. Inoltre anche la percentuale dei pazienti che recidivavano era inferiore in quelli che facevano Avacopan rispetto a quelli che facevano prednisone, 9% verso 20%. Un altro dato di grande interesse, questo studio ha valutato anche le modifiche, i cambiamenti del tasso di filtrazione glomerulare stimato, cioè della funzione renale per intenderci, tra il tempo 0 e dopo 52 settimane. Ed è stato visto che c'era un incremento del tasso di filtrazione glomerulare superiore in chi faceva Avacopan rispetto a chi faceva steroide. Quindi c'aveva un miglioramento della funzione renale che era maggiore in chi faceva Avacopan rispetto a chi faceva steroide. Inoltre si è andata a valutare anche la tossicità steroidea, andando a valutare l'indice di tossicità steroidea. Ed è stato visto che la tossicità steroidea, questo indice di tossicità steroidea, avevano valori più bassi in chi faceva Avacopan verso chi faceva steroide. Per quello che riguarda gli effetti collaterali, non c'erano differenze significative. Quindi, in pratica, cosa conclude questo studio del braccio con rituximab? Mostra risultati del tutto simili allo studio globale Advocate, che per l'induzione della remissione non c'era solo il rituximab, ma anche la ciclofosfamide. Cioè, evidenzia l'efficacia e sicurezza dei pazienti con vasculite anche associata che ricevevano Avacopan e evidenzia chiaramente un vantaggio della Avacopan, soprattutto vantaggio a 52ª settimana sullo steroide come efficacia, ma probabilmente anche come sicurezza, anche se non è stata trovata una differenza di effetti collaterali, però quella che viene chiamata la
tossicità da steroide, cioè l'indice di tossicità steroidea, i pazienti con avacopan erano meno esposti a steroide rispetto a chi faceva steroide. Quindi, professore, per concludere, alla luce di quanto ha esposto, cosa aggiungo dei risultati di questa analisi rispetto a quanto già noto sull'impiego di avacopan? E nel sottogruppo di pazienti che fa rituximab per indurre la remissione, dimostra anche in questo sottogruppo specifico di pazienti che avacopan è efficace e sicuro nell'ambito dell'induzione della remissione e forse, è, no, senza il forse, è più efficace dello steroide, soprattutto nel periodo prolungato a 52 settimane, e quel strumento per valutare la tossicità steroidea che rappresenta dall'indice di tossicità steroidea senz'altro inferiore nei pazienti che non avacopan rispetto a chi faceva steroide. Quindi c'è un vantaggio di avacopan associato alla rituximab nell'induzione della remissione rispetto a rituximab associato allo steroide in termini di maggiore efficacia, soprattutto alle 52esima settimana, e probabilmente di minor tossicità steroidea. Perché l'indice si era ridotto, però c'è da dire, a dire la vera, che alla 52esima settimana non c'era differenza tra gli effetti collaterali del braccio avacopan e del braccio steroide, probabilmente per il basso numero di pazienti e per la breve durata del follow-up. Però quell'indice di tossicità da steroidi, che è un fattore predittivo di futura possibile tossicità, era inferiore nei pazienti con avacopan rispetto a chi faceva steroide.